Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video meraviglioso della mia esperienza assurda, oserei dire, assurda è la parola giusta, in Marocco, a Marrakech esattamente. Sono stata lì 5 notti, raga, tantissime cose da farvi vedere, cose belle, cose un po' meno belle. Vi racconto veramente tutta l'esperienza senza filtri, senza inganni, dove ho dormito, abbiamo dormito in 3 riad diversi, ma prima ci tengo a dirvi due parole perché l'ultimo video che ho fatto è stato veramente di sfogo per me e ho ricevuto tantissimi feedback positivi. Gli haters ci saranno sempre, ma vorrei che foste più stimolate dopo quel video a lasciare più commenti, a comunque fare in modo che questi video che faccio non siano solo una conversazione a senso unico dove sono io che parlo e nessuno mi risponde. E se non sapete che cosa commentare, raga, anche un grazie caro della compagnia per me davvero mi basta, mi rende felice. L'importante è che vi leggo e vedo il vostro sostegno. Comunque non voglio continuare a rompervi le scatole e veramente voi siete il mio cuore, mi avete. Ho letto delle cose bellissime, mi avete fatto veramente, veramente felice e spero di continuare appunto a leggervi sotto ogni video che pubblicherò. Ma ora vi lascio alla visione del video. Amici, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente io e Filo partiamo. Io ho il passaporto in mano perché, raga, andiamo fuori dall'Europa. Sono felice, sono gasata, ho un po' paura. Spero vada tutto bene qua per passare il boarding, l'ingresso nell'aereo. C'è una cosa negativa che sta succedendo, ovvero è in ritardo l'aereo. Io non ho parole. Quindi non ci resta che partire, andare, raga, sono gasatissima. Chissà quante cose belle vedremo. Dai, andiamo. Invito pure Marco, perché avevo gli psichiatri di riformazione assistenza, non è iniziato a contattare. Ci sono intervistato a questo serio. Abbiamo toccato il suolo del Marocco. Cioè, ma che figura qua l'aeroporto a Marrakesh. E ora facciamo la SIM, vi aggiorno sui costi. Scusate, ma cioè, che figata è l'aeroporto? Per persone? No, Yes. yes. For the taxi, not per person. No, per persone. Raga, siamo arrivati al nostro riad. Thank you so much. Thank you. Primo bicchierino. Di te. Di te marocchino. Non senti l'odore. Io lo voglio comprare al mercato, lo compro. Ti giuro. Vi devo raccontare, il tassista pazzo ci voleva far spendere 150 euro per 10 minuti di macchina. Pazzo. Di sicuro ci voleva sfidare più di quello che avevamo fatto io. Quello 100%. Scotta. Guardate. Che carino. Da te. Domani alle gocciole. Stiamo esplorando il nostro riad di notte, ma è bellissimo. Noi in realtà abbiamo la camera, secondo me, peggiore, se posso dire, perché è tipo nel primo piano lì, a destra. Adesso andiamo a vedere il terrazzo. Sono troppo curiosa. No, che figo! Cioè, è un sacco in stile marocchino qua. No, che figata! No, vabbè. Assurdo. Non ci posso. È calda? No, Ok. magari di già. Sembra veramente di essere a casa di qualcuno, posso dire? Qualcuno in Marocco. E la cosa bella è che questo è uno dei due riad dove abbiamo prenotato. Quindi poi ne scopriamo anche un altro. A parte che devo far vedere ancora la camera. Sei pronto per questa avventura? Mangiamo qua stasera, raga. Aiuto, sto cercando di riprendere filo per non riprendere quelli dietro. Allora, siamo venuti nel nostro riad e questa è la cena, vediamo. Ma è tipo un kebab. Questo è con salsiccia. Sì. Il tuo è chicken. Ok. Buongiorno, colazione nel nostro riad, raga, ma che bello. È stupendo, ci sono gli uccellini. E abbiamo il caffè, queste che non ho. Non ho capito cosa sono, secondo te cosa sono? Tipo. Tipo crepe. Tipo simil crepe. Cambiamo i soldi qua. Qua il cambio è molto buono, ve lo faccio vedere. Per ora è così. E ad esempio in aeroporto era 8,14, quindi qua è proprio simile, quindi va bene. Grazie.
pubblico. Ed eccoci qui ragazzi, sono la Carolina del futuro, perché so che mi chiederete con quale servizio ho prenotato tutte queste esperienze che ho fatto a Marrakech. Ne ho fatta una bellissima, più avanti nel video la vedrete, è veramente incredibile. Allora io vi consiglio tantissimo il servizio di Gattinoni Travel e ora guardiamo insieme il sito così capite anche voi meglio di che cosa si tratta. Eccoci qui, il sito è facilissimo da utilizzare, ve lo consiglio tanto. Attività e biglietti, scrivete la vostra destinazione. Fatemi inserire qualche data a caso, due adulti e... Ed ecco tutte le esperienze disponibili, certificate e super sicure. Sono veramente bellissime, c'è vastissima scelta. Voi scegliete la vostra preferita, la inserite nel carrello e potete comprare anche l'esperienza online. Super super facile. Ma raga, una delle cose che apprezzo di più sono i loro pacchetti per il mare estero. Sono veramente spaziali, hanno dei prezzi veramente bassi, convenienti. Vi faccio un esempio per farvi capire. Ecco qui questo resort Sharm el-Sheikh, 466 euro, e tra l'altro il servizio incluso oltre al volo è anche l'hotel con all inclusive, raga, pazzesco. Si può prenotare tutto online o comunque potete chiedere l'assistenza, consiglio agli operatori di Gattinoni, sono professionisti al 100% disponibili per voi online e offline. E comunque se i pacchetti non vi soddisfano potete benissimo creare il vostro viaggio con la destinazione che preferite, le date che preferite, inserire le esperienze, insomma creare tutto in maniera personalizzata. Io vi consiglio un sacco Gattinoni Travel, vi lascio il link in descrizione e andate a sbirciare i pacchetti perché ce ne sono di bellissimi e buone vacanze! Guardate dove mangiamo, questo posto è pazzesco. Adesso mi siedo. Si chiama Caffè delle Spezie perché davanti c'è tutto il mercato delle spezie. Quindi adesso guardiamo anche tutte le persone cosa fanno, come vendono le cose. I piatti che escono da questo posto sembrano buonissimi. Abbiamo ordinato una tagine, per la prima volta la proviamo, e delle verdure un po' miste. È arrivata la tagine! Guardate che carina! Ah, ci ha portato il pane. Poi abbiamo delle verdurine, mix, il loro pane tipico e delle patate. Il pezzo di barbiere. Un tocco un botto. Come fai? Io l'ho toccato con la lingua, mi sono scattato la lingua. Molto buono. Molto, molto speziato. Ma il pane nero, sì. È vero. Leggermente piccante. Leggermentissimamente piccante. Questo rossetto berbero. Rossetto? Sì. Guarda. C'è papavero e l'olio di l'almandra. Che così. Forte. Il rossetto. Bellissimo. Raga, guardate tutti i dolci. Abbiamo appena preso questo dolcino. E raga, l'abbiamo pagato 10 centesimi. 20. 20 centesimi. El jamón negro, el exfoliante y el jamón de argán. ¿Ok? Puedes sacar fotos y poner la crema de día. Claro. Y otra pregunta, ¿y lo puedes comer? Esta crema sirve para las verrugas, para verrugas, verrugas de la cara. Pero verrugas de la cara, no verrugas de la cara. Ragazzi, guardate che figata, tutto inizia a illuminarsi, bellissimo. Cena al mercato con insalatina, olive, pane e dopo arrivano tagine e couscous. Guardate, tutto qua nel mercato. Raga, guardate la tagine col pollo, questa qua, dov'è il pollo? È sotto? Secondo me sì. Io ho preso il couscous ai legumi. Che figata! Questa è carne. No. Dai, sei provato. È stata carina lo stesso. Qui c'è un banchettino di patisserie, raga, che figata. Guarda lì il fumo che fanno, fumo che cucinano. Venite a vedere il casino del mercato. 1, 2,
chilometri, action. Ecco, vedi, così. È già uno arrivato. Io sono marocchino, povrisino, mangio panino. Vengo di Torino, sotto motorino. Chi va piano, va sano. E va lontano. Chi va la forza, va la morte. Sotto la campa, la campa, la campa. Sotto la panna, la campa. Genio. Crepa, bravo. Andiamo. Ti rendete conto della situazione? Adesso noi camminiamo e vedete che tutti vengono a dire. No, thank you. Devi dire sempre no, thank you. Oppure puoi anche cercare di non dire niente. Attaccata di nuovo. Soddisfatto o rimbussato? Perfetto. 100 anni di garanzia senza dire, promessa del capo. Va bene, grazie mille. Ciao. Soddisfatto o rimborsato? Cioè, sono tutti numerati i banchi qua e ci sono un botto di banchi perché arriva tipo fino al 114. Quello lì è 117. 117. E quindi c'è molta competizione e concorrenza. Italiano, no? Sì. Come ci fava io? È buono. Hai il cotte mangiato? L'hai mangiato? Cotte mangiato. Adriano Cinetano, 150 la carne accanta. La prova del cocco, l'hai mangiato bene. Ma quando le sanno? Qui fanno le lumache, guardate. Ecco, guarda. Già la Carolina è stata 5. Chiamata. 5. Vai a provare una, un caracole. Dai, vai. Uno, dai, su, ti chiama. No. Ma stiamo scherzando. Is it good? Stiamo scherzando? È buona? No, Filo, mangia da te. Mangio? Ah, di, vai. Buona? Thank you. Escargot? Abbiamo già mangiato. Siete italiani? Sì. Dove siete? Ah, di Bologna. Marco e Laura Pausini. Numero 5. È Maga, deve farci la cena. Guarda il cibo, andiamo a vedere il cibo, mi prende pure. Che io vado, caro. Ciao. No, è stata chiamata. Vai avanti. Stai riprendendo? Sì, sì. Che tutti che rompono. Ciao. E li salutano. Sono dei grandi. Mi sento ubriaca senza aver bevuto niente perché qua non c'è alcol. Perché sono tutti pazzi, raga. L'andazzo è questo. Sempre, siamo tornati nel nostro Riad e io sono sconvolta. Siamo stati in giro tutto il giorno, da stamattina a adesso che sono le 10.09. E sono cotta. Guardate che bella la luce dietro. Ta-da. Comunque, vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato in questo primo giorno ufficiale a Marrakech. Raga, mercati bellissimi, ho avuto un'impressione fighissima, sono molto movimentati, ma pensavo peggio, devo dirvi la verità, perché se a voi non interessa qualcosa, magari guardate la bancarella, ma se non vi interessa andate avanti e basta, non vi dicono niente, non è che vi rincorrono dietro. Iniziamo da questo che è il loro gommage esfoliante. Per la cultura marocchina l'esfoliazione è super super importante, infatti qua ci sono gli hammam, che sono delle sorte di saune, non sono delle vere e proprie saune, però comunque sono luoghi dove ogni weekend circa ogni persona va ed esfolia tutto il corpo. Questo è un gommage, ha un buonissimo odore e l'ho voluto prendere. In omaggio c'era anche il guanto, tra virgolette, per esfoliare. Poi ho preso questa ciotolina che è bianca con questi schizzi neri, mi piaceva tantissimo, e stupenda, mi piace un sacco, la dimensione è questa qua, come vedete mi piace. Poi, come non potevo, prendere un po' di tè, ne sono innamorata, fa un odore incredibile anche solo adesso tenerlo per mano, e questo qui tipo l'ho pagato 1,50€ mi pare. Poi ho preso la spezia più tipica marocchina, che si usa nel tagine, per la carne, per tantissimi tipi di piatti, si mette un po' ovunque. L'odore era incredibile e pagata sempre 2 euro questa spezia ed è abbastanza, mi sa 50 grammi. Questa è la nostra stanza, adesso dato che ci siamo ve la faccio vedere. Questo è il letto, guardate che belle le luci, fighissimo. Vi metto in descrizione tutti i posti dove siamo, vi faccio vedere anche il bagno. Ta-da! Questo è il bagno, la doccia è questa qui ed ecco, fine. Diciamo addio al Riad numero 1, qua è dove ci hanno portato il tè subito e qui è tutto. Un altro gattino, Poppy, ciao.
Vediamo un filo con la sua briochina da 30 centesimi. Tac. Tac. Terzo giorno e cambiamo Riyadh. Andiamo a cercarlo. Ragazzi, guardate che figata. Questo Riyadh super decorato. Qui c'è l'entrata della nostra cameretta. E tada! È piccolina questa volta, filo. E permesso. C'è uno specchiettino con una sedia per truccarmi. Appunto, la stanza è così. Ecco, così la vedete meglio. Questa è quella più economica in assoluto. Facciamo... No, è vero, l'abbiamo pagata 29 euro, mi pare. Bagno super easy, doccia. Così. Stiamo salendo al terrazzo. E guardate, questo qui è tipo una casa. Vorrei una pasta carbonara, grazie. Qui dove faremo colazione domani mattina. Andiamo su. Wow. Wow. Bello. Molto molto semplice, ma molto carino. Guardate. Ta-dan. Che carino. Bene, ora andiamo a pranzo. Siamo a pranzo in un posticino un po' piccolino, minuscolo. Io ho preso questo piatto bellissimo con i falafel, che adesso mi devono anche arrivare delle salsine, e 3,50 euro, eccole qua. Grazie. Thank you. E, salsine, cioè ragazzi, che carino. E Fila ha preso un panino, fa vedere. È tipo un kebab marocchino. Esatto. È buono? È di pollo? Direi non male, ragazzi. Allora, dato che mi chiedete i prezzi, vi faccio vedere questo posto qua. E questi sono i prezzi. Girano, che qua ci sono più le robe. Allora, ecco. Questi sono i piatti più interessanti. Amici, dopo il pranzettino io e Filo siamo sul bus. Questo è il ticket. 40 centesimi il biglietto del bus. Adesso andiamo nella parte nuova, la parte più moderna. Sono molto curiosa perché ci sono anche dei centri commerciali, negozi. Vedremo. Comunque il pranzo di prima, raga, l'abbiamo pagato quanto? 73 dirham, 7 euro. Guardate cosa c'è qui a Ghellit, nella parte nuova del Marocco, più moderna. Cioè, raga, dicono che è la parte più moderna, ma io pensavo palazzi più carini, insomma. Vabbè, adesso vediamo. Oh, abbiamo trovato una zona carina. Guardate qua, c'è anche il negozio delle Birkenstock, pensa un po'. C'è persino Starbucks. La mamma e il figlioletto, cream. Raga, io sono abbastanza distrutta, devo dirvi la verità. Però oggi pomeriggio abbiamo deciso di venire ai Jardin Majorel, qua a Marrakesh. Costa 120 dirham. E se no c'è anche il biglietto combinato con il museo di Saint Laurent, un altro museo. Però purtroppo è tardi e non riusciamo a fare tutti. E potevamo sceglierne solo uno, quindi abbiamo scelto questo, che è il più famoso. Vi faccio vedere l'entrata. Che figata. Raga, guardate le ranette. Ta-dan. Fanno ridere perché stanno tutte lì ai bordi del coso. Il colore questo qui è blu majorel. Bellissimo. Cioè è tipo blu vividissimo. Raga, c'è una piscinetta. Guardate che pezzoni. Sono giganti. Che fighi. Bellissimo. Super carino qua. Cerchi qualcuno? Non lo so. Sì, va bene. Guardate che bello. Guardate che figata. Buonasera! Ho preso in mano finalmente la macchina fotografica per fare un po' dei video più carini. Siamo nella piazza Jama El Fna. Ho imparato? Brava. Grazie. E andiamo a mangiare un po' di street food nei mercati che vi ho fatto vedere ieri, se non sbaglio. Assurdo, non so cosa mangeremo. Sono molto curiosa e ho anche molta fame. Siamo al mercato, abbiamo scelto tra tutta la competizione che c'è qua, che avete già visto in teoria. Ne abbiamo scelto uno perché ci stava simpatico, ecco. Il numero 5. Vuoi dire il numero? Facciamo così tanta pubblicità? Numero 5, raga, ve lo dico, ma a caso, vedremo se mangiamo bene. Insalatina e un po' di roba a caso. Questa ce le ha omaggiate. Ancora non ha portato da bere perché questo è tipo di esposizione.
Vediamo. Vado. La chicken pastiglia. Esatto. Quella. Allora, qua c'è pollo e non so tipica. Cos'altro. Chiudila, guardali fuori che carina che è. È una pasta tipo pasta sfoglia col pollo, tipo. Abbiamo la tangia e delle salsicce. Ale, sono venuti pure a servirci il dolce qua. Guardate il bottino di dolcetti. Ta-da! Figata. Allora, il prezzo magari è un po' altino, perché questi 5 euro, cioè per l'Italia, per gli standard italiani no, ma per gli standard di qua è un po' altino. Però almeno proviamo tantissimi dolcetti e dopo cena, top. Non saprei neanche dirvi quale mi ispira di più, perché mi ispirano tutti. Siamo tornati a casa dopo il mercato. Una cosa importante da dire per voi, se verrete appunto a Marrakech, raga, dovete venire, quindi ricordatevi questa cosa. Allora, al mercato lì, nella piazza, ci hanno fatto pagare un po' di più. Loro fanno i loro calcoli con la calcolatrice, non ti fanno vedere che numeri mettono. Dopo ti dicono il totale e tu sei lì, nel casino, nella ressa, e dici, ok, ci sta, perché comunque è poco per noi, cioè... Tipo abbiamo speso totale 170 dirham e in realtà avremmo dovuto spendere tipo 140 dirham, mi pare. E ora dobbiamo dormire, che domani c'è una giornatona. Cade. Domani giornatona. Buongiorno dal nostro Riad, dalla nostra terrazza. Ah, che bella questa colazioncina, poi con questi tovagliolini. Dei pancake, uno diverso dall'altro, quindi proviamo anche delle cose. Il solito pane. Briochina, che non avevamo ancora mangiato, il zucchino. E ci sono anche gli yogurt questa volta. Questa è la vista dall'alto. Per ora è un po' nuvoloso. È prestissimo perché alle 9 di mattina abbiamo l'incontro con la nostra guida per andare un giorno nel deserto. Si parte col pulmino. Good morning. Vai, assaggia. Guarda. Para de 3.000. Bello. Eccola la nocina, è proprio vera, non è finta. Abbiamo un sacco. Vai, mangiala. Senta, fa vedere. L'ha mangiata. Buona? Buona, sì. Vale. Abbiamo mangiato qui. Vino, come sempre. Arrivati al terzo Riad. Questo, raga, 4 stelle. Abbiamo trovato il posticino dove mangiamo stasera. È questo posto qua. Super super economico, raga. Qua davanti c'è un mercato di menta. Le donne prendono. Le donne vengono qua e comprano la menta per fare il tè. Tac, il mio panino con le crocchette. No, è tipo il pollo fritto. Invece quello di filo ha il l'ammacinato. C'è scritto tacos, marocchino. Non sembra un tacos, sembra un burrito. Vabbè, comunque.
Secondo street food, panino con un mix di cose. Più o meno sembra la solita roba, posso dire? Sì. Pagato 12 dirham l'uno, quindi 1,20 euro, 1 euro. Mamma gatto e figlio gatto che dormono davanti al mercato. Carini. Allora, sempre nel mercato centrale, che c'è un casino della Madonna, ci sono tutti questi banchi per fare i succhi, tutto in competizione l'uno con l'altro, e tutti uguali i succhi. Noi abbiamo preso questo, pagato 15 perché costerebbe 20, ma abbiamo tirato 5 dirham di prezzo, abbiamo pagato 15. E ce ne sono un sacco, tutti uguali, identici. Identici. È buonissimo. Buongiorno, andiamo a fare colazione. Sono tutti la stessa colazione. Sì, carina. Adesso faccio vedere le mie skill del tè. La marocchina. Sì, adesso faccio un casino al fondo. Sei visto che lo fa? Opa! Vai, vai, più su. No, guarda, già fa casino. Morta. Questa è una moschea e qua ovviamente le persone musulmane vanno a pregare. Prima si tolgono le scarpe e vanno in quel posticino lì a lavarsi i piedi e poi entrano a pregare. Molti vengono tra l'altro con i motorini, le biciclette, parcheggiano qua e entrano. Yes. Vediamo? Yes. Oppala. Oppala. Perché l'ho fatto? Non riesco neanche a guardare. Te li mandi via. Tengo i piedi tutti chiusi. Ma come cazzo fa a piacere alla gente sta roba? Come cavolo fa a piacere alla gente sta roba dei piedi? Oh. Ci sono le tipe di questo posto che mi stanno guardando. Prima mi stavano guardando e stavano ridendo di me perché io sto soffrendo come un cane, mi fa strasenso. Ultima serata col motorino e ultima serata a Marrakesh. Allora, abbiamo scelto il ristorante per stasera. E raga, pizza, 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 pepperoni, pizza, Italia, Italia. La cosa divertente è che siamo in questa piazzetta e il nostro motorino l'abbiamo parcheggiato lì. Adoro. Cena di lusso. I prezzi sono super super bassi. Tra l'altro si può scegliere tra piccola e grande, ne abbiamo preso due piccole per provare. Vediamo, vediamo. Tac. Sembra la pizza surgelata che prende filo. Esatto. Vi dirò, non erano male. Erano tipo le nostre pizze surgelate, però surgelate quelle buone, non quelle tipo secche. Era anche buonina. Olè, tornati in piazza e andiamo qua. Amici, si è cercata una terrazza low cost, 2 euro di questa, 20 dirham per le lattine e avete tutta la vista sul mercato. Tu entri da lì, hai tutta la vista su questo lato, boom, e poi anche sull'altro lato, perché questo caffè fa tutto il tondo e lo vedi da dappertutto, quindi è bellissimo, dovete assolutamente venire qua. Taxino e si torna all'aeroporto. È finito, andiamo a casa. Oggi abbiamo l'offerta esclusiva dello sconto di 20% su